domenica mattina di relax per il Circus Europeo del Triel che, in rispetto alle celebrazioni pasquali, ha spostato alle ore 13 il via dei primi concorrenti. E un timido sole ha scaldato l'ambiente asciugando la pioggia abbondante del sabato sera, mentre il pubblico osservava curioso i preparativi. I timori che la pioggia potesse danneggiare le zone sono svaniti ai primi passaggi, infatti l'ottimo terreno ha assorbito l'acqua e la gara si è potuta svolgere senza problemi. 15 le zone speciali da percorrersi oggi per due giri di gara con 5 ore a disposizione. E la lunga attesa mattutina ha permesso ai concorrenti di testare le moto nei percorsi adibiti a prova e anche di rimettere in ordine le carburazioni per le mutate condizioni atmosferiche, visto che oramai il sole splendeva alto ma la temperatura rimaneva decisamente bassa. All'evento di oggi Pasqua, 8 aprile 2020. E i primi a partire sono stati i piloti della Over 40, dove era atteso da tutto il pubblico il ritorno in gara dell'ex campione mondiale Tommy Avala, che ha deciso di divertirsi su questo percorso facilitato, riservato ai piloti che hanno superato i 40 anni di età. E una penalità immediata nel corso del primo giro costringe Tommy Avala alla terza posizione provvisoria, ma poi grazie alle sole due penalità accusate nel secondo passaggio la situazione si è ribaltata e al termine della gara per il finlandese ex campione del mondo c'è stato il ritorno al successo. E a contrastare un simile campione si è ritrovato il trentino Walter Feltrinelli, incredulo di fronte ad un simile avversario che, logicamente, in gioventù ha ammirato quando vinceva il titolo mondiale. Feltrinelli non si è intimorito e ha fatto la sua ottima gara rimanendo in testa con una penalità fino alle ultime tre zone, dove ha poi accumulato altri tre errori che lo hanno fatto retrocedere in seconda posizione. E sul terzo gradino del podio è salito l'olandese Marco Reit, anche lui con trascorsi mondiali negli anni 90. Sentiamo ora Tommy Avala a fine gara. E non poteva non vincere, anche se ha denunciato qualche problema alla schiena, Tommy Avala nella sua categoria. Com'è andata, Tommy? Sono contentissimo perché mia preparazione era praticamente un disastro, non potevo andare neanche a vedere le zone prima della gara e toccare la moto, niente, mia schiena faceva così male e questa mattina ancora non sapevo se potevo neanche correre o finire la gara, ma poi quando metti il pettorale devi andare, magari tutto il resto non è più importante. Sono riuscito ad andare molto bene, sono contentissimo, se sembra che ho vinto allora non si può andare meglio. Il pilota olandese della Beta, eccolo qua, altro pilota che fa parte del gruppo della categoria Over. E passiamo ora alla categoria internazionale, dove c'erano 15 concorrenti al via, tra cui anche alcune ragazze protagoniste dell'Europeo che ne hanno approfittato per allenarsi su un percorso maggiormente selettivo. E la vittoria è andata all'austriaco Richard Rosenstatter su Gas Gas, che ha vinto con 12 penalità. Mentre al secondo posto troviamo il lombardo Alessandro Brocco in sella alla scorta, che grazie ad una buona rimonta ha salvaguardato la posizione dal recupero della fortissima inglese Becky Cook su Beta, capace di stare davanti ad una bella squadra di maschietti. Infatti con un forte recupero al secondo giro Becky Cook è riuscita a sopravanzare il genovese Ugo Ferrando su Gas Gas, che si è dovuto accontentare del quarto posto, mentre in quinta posizione troviamo il giovanissimo bolognese Stefano Fiorini su Beta, autore di una gara regolare che lo ha visto chiudere con 21 errori complessivi. Molto più staccato invece in sesta posizione si è piazzato il pilota e team manager del team 3D Andrea Panteghini su Beta, che di penalità ne ha totalizzate 26. Molto più attardata si è classificata in dodicesima posizione la campionessa italiana Sara Trentini. E si sale ancora di livello con la competizione riservata alla Junior Cup, che ha visto il via i giovani emergenti Under 18 in gara con le 125 impegnati sul percorso contrassegnato dalle frecce blu. E
E il successo in questa categoria è andato al francese Steven Coquelin su Gas Gas, che si è imposto con 10 penalità sul nostro portacolori azzurro Francesco Cabrini. Il bergamasco del Team Italia è partito benissimo, chiudendo il primo giro a comando con sole 4 penalità. Le cose per Cabrini proseguono bene fino a metà del secondo giro, quando incappa in un errore alla difficile zona numero 7, a cui sono seguite altre 3 penalità però a una zona numero 9 che era decisamente più facile. Questi errori hanno fatto perdere concentrazione a Cabrini, che è scivolato così in seconda posizione con 17 penalità complessive. A seguire due piloti francesi, entrambi in sella alla vetta. Con 26 penalità è terzo Charles de Chandenberg, mentre con 33 penalità giunge quarto il francese Kenny Thomas, anche lui in sella alla vetta. Quinta posizione per un inglese, Bradley Cox, su Gas Gas con 34 penalità, mentre il norvegese Sverre Lundevold è sesto con 42 penalità. E dopo aver duellato a lungo con il norvegese Lundevold, si piazza al settimo posto il perugino Pietro Petrangeli, che era andato decisamente meglio al primo giro, ma poi ha pagato molti più errori al secondo passaggio, scivolando quindi fino alla settima posizione, che ottiene con 42 penalità. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, in questa categoria si deve registrare la 13ª posizione del brianzolo Pietro Fioletti, su scorta con 63 penalità, mentre il fiorentino Leonardo Valenti è 17esimo con 82 errori. E da segnalare anche la 18esima posizione della britannica Emma Brightstock, che lascia alle spalle ancora una decina di avversari maschi. Ma sicuramente è andata molto bene, sono contento per il risultato, anche se al secondo giro ho commesso qualche errore di troppo. Comunque le zone erano peggiorate e sono errori che ci stavano. Peccato perché al primo giro ero in testa, forse un po' di emozione mi ha compromesso il secondo giro. Voglio ringraziare Eric Uva che mi ha seguito alla grande, mio papà e tutti quelli che mi danno una mano, grazie a tutti. E siamo alla gara clou del weekend di Pasqua, con la prova riservata ai piloti della massima categoria. 15 zone speciali, ma per loro sono stati predisposti i più difficili ostacoli indicati dalle frecce rosse. Numeroso, nonostante le festività pasquali, il pubblico è intervenuto, che ha seguito con attenzione le prove applaudendo i migliori piloti per ogni categoria. E favorito dai pronostici, il campione italiano Matteo Graterola su Gas Gas non ha avuto certo vita facile. Partito timoroso nei confronti degli emergenti spagnoli e francesi, si è presto reso conto che le insidie principali giungevano proprio dai connazionali, con la grande sorpresa di Matteo Poli, che ha tenuto dietro tutti quanti per buona parte della gara. E temibile come sempre, Daniele Maurino ha raggiunto la seconda posizione dopo un avvio di gara meno efficace. 23 i piloti in gara, di cui ben 9 italiani, ma vediamo nel dettaglio com'è andata. Partito bene, il lecchese Matteo Graterola è incappato in un errore alla facile terza zona, che lo manda subito all'inseguimento. Senza perdere concentrazione, Graterola prosegue bene, lasciando qualche piede a terra nelle difficili zone 6, 7 e 8. Ma poi commette un altro grave errore alla facile zona 11, perdendo così la testa della gara con le 16 penalità che ha totalizzato al termine del primo giro. L'avvio del secondo passaggio ha visto Graterola molto più concentrato, ma altre 5 penalità rimediate alla sesta zona hanno messo a rischio la sua prestazione. Ma superato questo intoppo e deciso ad addrizzare la sua gara, Graterola ha serrato i piedi sulle pedane e dalla zona 8 in avanti ha iniziato la sua rimonta posando solo 2 piedi. E al termine, con il giro record di sole 12 penalità, Matteo Graterola è rimontato fino alla prima posizione, che ha ottenuto con 28 errori complessivi. E tiene duro fino all'ultima zona, Matteo Graterola riesce a vincere questa gara. Matteo, non è stata una vittoria facile?
No, non è stata per niente una vittoria facile. Ho cercato di regalare, diciamo, la vittoria ai miei avversari, però comunque ho tenuto duro, sono stato abbastanza sfortunato, diciamo anche fortunato, però tutto sommato è andata bene. Sono contento, un buon inizio di campionato, sono contento, speriamo di continuare così. Adesso la prossima pro del campionato europeo ancora in Italia, in concomitanza con il campionato del mondo, quindi ci sarà ancora più gente, sarà ancora più dura da vincere, diciamo. Però il team va bene, la moto va bene, siamo tutti, diciamo, al 100%, e speriamo di continuare così. Seconda posizione per il poliziotto Daniele Maurino in sella alla Ossa, la cui gara è iniziata con un grave errore alla seconda zona che lo ha costretto subito ad inseguire. Ma poi si è ripreso ed è proseguito senza grossi problemi fino a difficilissima settima zona, dove ha lasciato altre 5 penalità. E con questo errore Maurino scivola in quinta posizione provvisoria. Un leggero recupero nelle restanti zone ha consentito a Maurino di chiudere il primo giro con un parziale di 20 penalità al quarto posto provvisorio. E al secondo passaggio il poliziotto Maurino ha fatto tesoro degli errori e, pur lasciando ancora qualche piede in zone facili, è riuscito a contenere i danni proprio nelle sezioni più discriminanti, chiudendo il secondo passaggio con sole 14 penalità. Questa bella rimonta ha consentito a Daniele Maurino di balzare al secondo posto finale con 34 penalità. Sentiamola all'arrivo. Ma la gara è andata abbastanza bene. Come inizio di campionato europeo penso di essermi comportato al meglio, perché comunque ho fatto un secondo posto e per me era importante andare bene. Probabilmente non sappiamo ancora se parteciperò a tutto l'europeo e quindi siamo un po' così in forse, però penso che oggi ho fatto una buona gara anche grazie alla moto, perché comunque la Ossa adesso siamo riusciti a farla andare bene, tutto il team ha lavorato bene e stiamo sempre migliorando, quindi stiamo aspettando per capire se dopo la gara in Italia, la prossima, andrò ancora forte, se in quel caso lì penso che parteciperemo a tutto l'europeo, quindi speriamo di far bene appunto in Liguria e in maniera che mi vedrete tutto il campionato europeo. E partito con le migliori intenzioni, il francese Cédric Tempier su Scherco ha lottato per il successo per gran parte della gara e c'era quasi riuscito. Infatti percorre un ottimo primo giro che ha chiuso con 15 penalità al secondo posto provvisorio. In avvio del secondo giro poi Tempier è incappato in 5 penalità alla seconda zona, perdendo così tutto il vantaggio accumulato. Archiviato questo errore, il francese ha recuperato punto su punto, portandosi poi al comando della gara. Ma giunto nell'ultima parte ha commesso due gravi errori che lo hanno fatto retrocedere così al terzo posto, e al termine con 36 penalità complessive Cédric Tempier deve occupare il terzo gradino del podio. Grande occasione purtroppo sfumata per il giovane bergamasco Matteo Poli in sella alla Ossa, che ha creduto in un risultato clamoroso per un pilota della categoria inferiore, ovvero della TR2. Formidabile per tutto il primo giro, Matteo Poli ha sorpreso il pubblico mantenendo un ottimo cartellino macchiato soltanto da qualche punto rimediato nelle zone più difficili. Ma giunto alla difficilissima ultima zona del primo giro, incredibilmente in forte vantaggio su tutti, ha pagato inevitabilmente 5 penalità, che comunque lo hanno lasciato al comando provvisorio della gara. E i problemi per Matteo Poli arrivano verso metà del secondo giro, dove perde gran parte del vantaggio acquisito, ma poi però si riprende continuando a crederci e a marciare a livello dei migliori. Purtroppo l'ultima zona si rivela ancora una volta proibitiva per un pilota della TR2 e con le ultime 5 penalità Matteo Poli ha chiuso la gara al quarto posto con 39 errori complessivi, ma attenzione, davanti a piloti ben più accreditati di lui. Potrebbe essere stracontento per un quarto posto, ma invece ha qualcosa da lamentarsi Matteo Poli. Com'è andata?
Ma è andata benissimo perché il primo giro era in testa e ho fatto davvero uno splendido giro. Al secondo invece ho iniziato a accusare un po' le altre persone che mi seguivano, ho ancora un po' di problemi al mio ginocchio che mi dà fastidio, però è andata benissimo, per essere la prima di europeo è andata benissimo. Devo ringraziare Andrea Buschi, il DT della maglia azzurra, che mi ha dato questa possibilità di andare a far tutto l'europeo e speriamo nelle prossime gare di migliorare ancora. Quinta posizione per il vicentino della Beta Andrea Vaccaretti, che dopo un ottimo avvio di gara è incappato in una serie negativa che lo ha portato a retrocedere fino al sesto posto provvisorio con le 22 penalità che ha rimediato al termine della prima fase di gara. Le cose poi cambiano di poco per Vaccaretti, che pur guidando discretamente non è riuscito però ad avvantaggiarsi sulle zone più selettive dove si può fare la differenza. Ma comunque è riuscito a rimontare una posizione e al termine con altre 18 penalità Andrea Vaccaretti va a chiudere la gara in quinta posizione con 40 errori complessivi. Quinto posto per Andrea Vaccaretti. Andrea, com'è andata? È andata abbastanza bene, devo recriminare solo degli errori che probabilmente mi sono costati il podio, però come prima gara di europeo di quest'anno è andata decisamente bene. Adesso vedremo la seconda a Santo Stefano d'Aveto. Devo fare i complimenti all'organizzazione per l'ottima riuscita della manifestazione, al team Locamiglio, alla Beta, al mio minder Valerio, alla mia famiglia e a tutti gli sponsor che mi danno una mano. Grazie. Ha sicuramente deluso le aspettative lo spagnolo Pere Borellas, accreditato tra i probabili vincitori, non fosse altro per il fatto di difendere i colori spagnoli nel campionato europeo. Partito malissimo, lo spagnolo della Gas Gas ha faticato non poco a trovare il giusto ritmo sugli ostacoli di Varallo, infatti soltanto a metà del primo giro è riuscito a raggiungere la giusta concentrazione. Ma ormai gli avversari erano molto più avanti di lui in termini di punteggi. E così, completato il primo giro con 29 penalità, Borellas si è ritrovato in ottava posizione. Al secondo passaggio le cose cambiano in meglio per lo spagnolo Borellas, che finalmente riesce a dimostrare la sua grande capacità. Infatti, se si esclude il 5 rimediato alla facile terza zona, Borellas non ha più commesso errori di rilievo, andando a chiudere la seconda tornata con 14 penalità. E al termine così, con 43 errori complessivi, è risalito fino al sesto posto. Settima posizione per un altro pilota francese, si tratta di Tanguy Motten in sella alla Montesa, che ha subito la rimonta dello spagnolo Borellas vedendosi sfilare così il sesto posto proprio all'ultima zona. Leggermente più staccati nei punteggi troviamo le seconde linee italiane con il bresciano della Beta Giacomo Salini decisamente in difficoltà su questi ostacoli. Infatti stenta ad interpretare le zone speciali per buona parte del primo giro, salvo poi dalla settima zona in avanti riprendere fiato e recuperare punti preziosi. Una leggera rimonta al secondo passaggio consente a Salini di conservare l'ottava posizione che ha ottenuto con 54 penalità complessive. Autore di una gara analoga a quella del bresciano Saleri, Luca Cotone su Gas Gas viene però penalizzato dal ritardo accumulato al primo giro. Infatti, nonostante abbia girato con punteggi pressoché identici a Saleri, il pilota di Domodossola ha chiuso la gara con 60 penalità per via dei 6 punti dovuti al ritardo cronometrico. E al termine quindi con 60 penalità Cotone è riuscito comunque a tenersi alle spalle il pilota della Repubblica Ceca Martin Krustek, altro veterano del campionato europeo. A seguire tra gli altri italiani in gara troviamo in undicesima posizione il pilota di casa Filippo Locca, che ha totalizzato le medesime 61 penalità di Krustek, ma con un passaggio a 0 in meno. Al tredicesimo posto si è piazzato il torinese Gianluca Tornur su Gas Gas, mentre è quindicesimo il veterano varesino Andrea Mazzocchin in sella alla Ossa.
e incredibilmente troviamo in 17ª posizione con 89 penalità la fuoriclasse spagnola Laia Sanz, che non ha avuto paura di affrontare le difficilissime zone riservate ai big dell'europeo. Alle sue spalle altri 6 concorrenti maschi. E al termine della gara le amministrazioni comunali e provinciali della zona si sono congratulate con gli organizzatori per l'ottimo lavoro svolto e per la perfetta riuscita della manifestazione, candidandosi ad ospitare altre gare di questo tipo negli anni futuri. E si è rilassato oramai a fine dei lavori Paolo Ferrari, presidente del Motoclub Valsesia. Paolo, una bella esperienza, una grande fatica tua, di tutto il Motoclub. Com'è andata? Beh, direi che è andata bene, soprattutto immaginando quando un anno fa l'ho proposto ai soci e considerando Pasqua e la proposta che gli ho fatto ai soci per primi di farlo varallo, subito non ci hanno creduto e quindi è stata la prima fatica quella proprio di convincere i soci. Poi è partito il gruppo dove abbiamo analizzato tutte le varie problematiche e abbiamo dato sfogo ai nostri pensieri andando a cercare i terreni, la location e tutto, e abbiamo visto che era visibile, fattibile più che altro. L'abbiamo proposta a livello amministrativo, è stata accettata e oggi è il risultato, diciamo, che ci ha portati con grossa soddisfazione a questo risultato. Abbiamo preso con più relax rispetto a qualche anno fa, perché già consci di altre esperienze di peso. Oggi la viviamo più consci della responsabilità che abbiamo messo in campo. Ringrazio soprattutto anche le forze dell'ordine che sono state coinvolte direttamente e indirettamente, perché comunque tutti avevano il timore che facessimo chissà quale bordello, si può dire, e invece no, tutti si sono rilassati anche loro e ci hanno dato una grossa mano e tanta comprensione. Avete individuato dei terreni splendidi, una sorpresa questa zona qui vicinissima a Varallo. Sì, beh, il terreno è stato appunto anche quello una ricerca, se vogliamo, sofferta nel senso che io ho fatto lavorare tantissimo i miei soci, perché abbiamo ripulito tutto il terreno di gara che da almeno 20 anni non veniva usato, quindi è stato un grosso lavoro negli ultimi 6 mesi proprio rastrellare, tagliare, portare via le cose per renderlo il più gradevole possibile, individuare i sassi giusti e tutta la percorrenza. Oggi a fine gara si può dire che il tutto ha funzionato e quindi ci rende ancora di più orgogliosi di tutto questo.